in questa puntata del Bar Pacco, un coltello forgiato come una chiave meccanica. Beh, finalmente ulti clip con una torcia che più tattica non si può. Ecco il Nebula da 32 litri, Pineapple Grenade. Una soluzione che però si applica ai nuovi filtri di Grail. Ciao, sono Paolo di Backpacco e anche oggi un pacco di novità. E benvenuti al Bar Pacco, l'appuntamento settimanale di ogni venerdì mattina con tutte le novità, le iniziative e le promozioni di backpacco.it. Finalmente siamo tornati e dopo una rigenerante vacanza, spero vi siate riposati anche voi, e chi non l'ha ancora fatto, beh, buone ferie, godetevele tutte. Noi siamo tornati e devo ammetterlo, mi siete mancati un sacco. Proprio l'occasione di incontrarci sul nostro canale e di chiacchierare un po' nei commenti. Insomma, sono contento di essere tornato. Cominciamo allora con le promozioni. Vi ricordo che è ancora attivo il codice speciale per ottenere le spese di spedizione gratuite su tutti gli ordini superiori ai 50 euro. Attivarlo è semplicissimo: nel momento in cui siete lì con il vostro carrellino fatto e superate i 50 euro, inserite il codice Cocco Fresco e vedete sparire le spese di spedizione come sono sparite le ferie dal mio calendario. Bene, e per i nuovi arrivati, quelli che si sono aggiunti a noi durante le vacanze, beh, benvenuti, è sempre un piacere vedere la community di Backpacco che cresce insieme a voi e con voi. Il Bar Pacco, il video che state vedendo, è un po' il riepilogo di tutto quello che succede qui da Backpacco, e lo trovate su YouTube tutti i venerdì mattina all'alba. Poi il sabato vitamina DC alle 14:30 per gli amanti dell'equipaggiamento quotidiano. La domenica sera spesso esce un video dedicato alle avventure e il martedì c'è una live dedicata alle armi da fuoco. Martedì sera alle 21:30 su live.backpacco.it. Se non riuscite a vedere la live e volete recuperarla, la trovate la settimana dopo, il martedì successivo, sempre su YouTube, disponibile a tutti. A questo si aggiunge un'altra live multisocial su tutti i canali, sempre dedicata alle cose che ci piacciono. Parliamo un po' di tutto, parliamo di avventure, design, interviste, ospiti. Beh, ci divertiamo ed è anche l'occasione per passare un po' di tempo insieme e risolvere qualche dubbio, perché no? Ma prima di continuare, sei già iscritto al canale YouTube? Se non lo hai ancora fatto, schiaccia il pulsantino qui sotto e la campanella. È gratuito e riceverai una notifica ogni volta che è pronto un nuovo video. E questo è il momento di Blade Pacco, il nostro reparto tutto lame. Oggi voglio presentarvi un coltello diverso dal solito. Beh, quando ho visto questo nuovo Cabarra, me l'ha presentato l'amico Jacopo, che saluto, non ho resistito. È meraviglioso, un coltello forgiato come una chiave meccanica, un coltello che sembra una chiave da meccanico. Chiaramente è un coltello a tutti gli effetti, non fatevi prendere per il naso da questa forma che è voluta, che è un richiamo dichiarato, però rimane un ottimo coltello, rimane un coltello che, date le dimensioni, può anche prestarsi al porto come neck knife, mentre la lama ha un profilo drop point che è una geometria intramontabile, non sarete mai delusi da un profilo drop point. Si tiene bene in mano, funziona benissimo in mano, voglio vedere anche con i guanti come si comporta. Quando un coltello arriva con un manico in acciaio che non ha la possibilità di essere rivestito o rimanicato, come piace dire a noi, in paracord, come invece ho fatto con questo modello di Satre NS600, beh, allora bisogna capire immediatamente come sta in mano, se funziona. Di questo coltello posso dirvi che sicuramente funziona bene. Qui abbiamo una manicatura tutta in acciaio eppure abbastanza tondeggiante. Arriva in dotazione un foderino molto versatile, molto semplice, in polimero, fa il suo bel click, eccolo qui. Il fodero ha questo appoggio per il pollice in grado di liberare il coltello quando ci serve,
e un paio di fori sulla parte inferiore per il drenaggio dell'acqua. Poi abbiamo un foro più grande che serve per il porto da neck knife. Vedete come sta benissimo in questo modo. Fatemi fare questa prova proprio grezza, funziona benissimo e se voglio posso portarlo come neck knife. E questa domenica, ragazzi, alle 20 il video di una nuova avventura. Sono stato a fare un bel trekking di 2 giorni in Molise. Beh, qualcosa è andato storto, alla fine l'avventura si è rivelata più difficile di quello che ci aspettavamo, ma siamo qui per raccontarlo e va bene così. Ecco una piccola anticipazione. Ciao, sono Paolo di Backpacko ed oggi in cammino con l'amico Fernando. Dove andiamo? Ciao! Ma come diavolo è possibile? A me sarebbero bastati. Il video esce domenica sul canale YouTube di Backpacko alle 20. E quante volte, ragazzi, arrivano i coltelli con diversi sistemi complicati per il fissaggio alla cintura, oppure proprio come abbiamo appena visto con il K-bar a chiave inglese, con un semplice fodero senza nessun sistema di fissaggio. Allora, vi faccio vedere un po' cosa c'è in confezione, perché da quello poi parte tutto. Beh, troviamo nella bustina la clip vera e propria in acciaio armonico, un supporto lungo, un supporto corto, un blocco per cintura con una vite, ve lo faccio vedere tra poco montato. Un set di viti Chicago che siamo abituati ad utilizzare con i foderi dei coltelli, comunque 2 coppie di viti e 2 rondelle in gomma. Mi permette, una volta installato, anche di gestire una certa rotazione. Quindi se volessi ad esempio equipaggiare questo coltello per il porto orizzontale, mi basterebbe inserire 2 di questi, vedete? Uno di qua e uno di qua e ho risolto uno dei problemi più grandi del porto dei coltelli. Quindi sistemiamo la vite femmina, diciamo, e prima di avvitarla dobbiamo però sistemare la nostra clip. Imprecare un pochino per il montaggio le prime volte, anche le seconde e le terze, però poi ci prendete la mano e fate in modo di passare sotto la clip. Vedete come il coltello è bloccato in maniera perfetta. Potrei avere qualche dubbio sulle cinture un po' più leggerine, un po' più piccole rispetto a quelle militari. Qui guardate cosa succede, ho troppo spazio. E per questo UltiClip ci dà in dotazione un limitatore. Sulla pagina del prodotto, su backpacko.it, trovate anche il video più esplicativo possibile su come si monta e come si regola. E questo martedì, ragazzi, esce anche un nuovo video di Range Packo. Range Packo racconta un po' le nostre giornate, solitamente una volta al mese andiamo con tutti gli amici al poligono a provare nuovi giocattoli, a incontrare altri amici, a vedere che succede. Insomma, è un'occasione per fare pratica, per divertirci e, perché no, per incontrarci. Se anche tu hai il porto d'armi, ti piacciono le armi da fuoco, beh, contattami, così magari ci vediamo lì e abbiamo occasione di sparare insieme qualche colpo. E siamo sulle frequenze di Tac Pacco, il nostro reparto tutto tattico, con una torcia che più tattica non si può. È una torcia tattica multifunzione apprezzata su tutti i teatri operativi moderni, è la Mactronic 1LP. Con la Storm 1LP, Mactronic ha realizzato un prodotto solido, corpo realizzato in polimero rinforzato con fibra di vetro, resistente per le attività militari. È una torcia militare professionale. Una cosa che notiamo immediatamente nei progetti di tipo militare è un'interfaccia anti-errore. Se voglio una luce rossa non devono esserci possibilità di errore, dovrò regolare il mio sistema in rosso
e poi schiaccio qui e accendo la mia luce rossa. Dicevamo, questa torcia in realtà è doppia: da una parte ha un illuminatore, ha un reparto di illuminazione con dei proiettori in grado di illuminare quello che succede davanti, dall'altra invece ha un diffusore in grado di funzionare come un segnalatore. Se io applico il verde, ad esempio sul retro del casco si vedrà il verde, oppure posso usarla proprio come segnalatore. Qualche caratteristica tecnica: sì, l'unica differenza tra i due emettitori è che qui abbiamo anche il white, il bianco, per la luce. Questa è molto forte ed è proiettata in avanti fino a 40 metri. Tutte queste informazioni, tutti questi numerini sulla durata in base al colore e alla potenza, ve le lascio su backpacko.it alla pagina del prodotto, dove trovate anche qualche informazione che rischio di dimenticare, come ad esempio la dotazione in confezione di un laccetto per il porto. È un laccio estremamente generoso, potete sistemarlo come vi va. Le batterie sono incluse in confezione. A chi è destinato questo strumento? Beh, chiaramente ad operatori professionisti, ma voglio consigliarlo anche ai prepper, a chi prepara dei kit d'emergenza anche un po' più discreti, perché è una torcia affidabile, estremamente robusta e con diverse caratteristiche che non vediamo su ogni strumento. E ragazzi, vi ricordo che su Backpacko ogni acquisto è pagabile in 3 rate, senza interessi e senza burocrazia. Quando avete completato il vostro carrello, scegliete solo il sistema di pagamento rateale che vi piace di più e pagherete immediatamente solo 1/3 del valore del carrello. Il pacco viene preparato, vi arriva a casa, dopo 30 giorni dal primo pagamento pagherete la seconda rata e dopo 60 giorni dal primo pagamento la terza rata. A noi piace l'equipaggiamento fatto bene, preparare un'avventura intera può essere costoso, quindi perché non approfittare di un pagamento rateale e iniziare da subito a godersi il nuovo equipaggiamento. E oggi ragazzi ho il piacere di presentarvi uno dei miei zaini Osprey preferiti in assoluto nella linea urbana. Ecco il Nebula da 32 litri. Per me questo rimane uno zaino EDC fantastico. Arriva in diversi colori che state vedendo a schermo. Cosa cerchiamo in uno zaino EDC, in uno zaino urbano? Ve lo dico immediatamente, la prima cosa è l'organizzazione degli oggetti. Facciamo come al solito un giro veloce dell'esterno e cominciamo da schienale e spallacci, che insieme fanno il sistema di porto. Qui abbiamo schiuma fustellata super traspirante, cinghietta sternale molto essenziale, ma vedete come ad esempio in dotazione c'è il fischietto. Schienale sempre con tecnologia Osprey traspirante e confortevole, e un paio di tasche elastiche sulla parte superiore, accessibile in ogni momento, una tasca davvero molto ampia dove stanno senza problemi anche i grid. Proseguendo, apriamo la tasca admin qui con tutto quello che può servire ad un viaggiatore studente. Le sorprese però non sono finite, perché c'è una tasca dedicata ai laptop, taglia unica, non ci sono taglie da decidere o indicazioni sul sesso, maschio o femmina, sono completamente universali, vanno bene per tutti e la taglia è appunto unica. La capacità è di 32 litri e le dimensioni indicativamente sono di 49 cm di altezza, 31 di larghezza, 29 di profondità. Ma oggi è anche patch day e come al solito spunta una nuova patch su Backpacko, questa da parte di 511 Pineapple Grenade. Beh, se avete visto l'ultimo video avventura disponibile sul canale YouTube, la mia avventura a Monte Cassino, sapete che ormai di granate siamo diventati esperti. Quella che vedete rappresentata in questa patch, abbastanza stilizzata, prende spunto dalla cosiddetta Pineapple Grenade, cioè la granata ad ananas, per gli amici la MK2 utilizzata dall'esercito degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale e la guerra del Vietnam.
le bombe a mano sono presenti da secoli nelle dotazioni degli eserciti e le prime avevano questa forma un po' tondeggiante a granata con dei chiodi dentro, con dei frammenti dentro in grado di esplodere. Il concetto è rimasto più o meno lo stesso. E se vi piace attrezzare il vostro zaino, il vostro equipaggiamento con una patch in cuoio riportante questa granata stilizzata, beh, la trovate su backpacko.it insieme a tante altre patch. Le state vedendo passare a schermo, sono tantissime, ce n'è una per ognuno di voi. È già da un po' di tempo che vi ho presentato le borracce filtranti Grail. Beh, perché mi è capitato un sacco di volte di combattere contro l'odore, contro quel residuo che magari una bustina di integratore o una bibita ha lasciato nella borraccia. È vero o no che succede che delle volte c'è questo problema? Insomma, non avrei mai pensato di poter utilizzare la Grail con delle bibite o degli integratori. Ok, diamoci un taglio, è arrivata la soluzione. Una soluzione che però si applica ai nuovi filtri di Grail. Lo riconoscete con questo logo qui, c'è scritto Drink Mix Ready, cioè è pronto e compatibile con la valvolina. Questo logo lo trovate anche sulla borraccia, sulle nuove borracce Drink Mix Ready, quindi quando acquistate una borraccia nuova, beh, sarà di questo tipo. Ora, il filtro arriva senza la valvola. Quello che faccio è sistemare la valvola qui dentro in questo modo, permette all'acqua di entrare nella camera pulita della Grail, ma non le permette di aromatizzare il filtro. E siamo arrivati alla fine di questa puntata del Barpacco, ma noi ci vediamo già domani alle 14.30 con Vitamina EDC, il nostro integratore di felicità. Si tratta dell'Osprey Daylight Small Crossbody, questa Wuben G1. Il coltello di questa settimana è un grande ritorno, il CRKT Provoke in versione EDC. Oggi vi mostro la variante in pelle di struzzo, è una pelle particolare, ha una texture inconfondibile, il modello è sempre uno Zip Pro. Se questa puntata ti è piaciuta, condividila con gli amici e gli appassionati, condividila nei tuoi gruppi, facciamo crescere questa community, siamo sempre di più e sempre più appassionati. Ci si vede in giro anche sugli altri social. Alla prossima!